Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Oggi siamo tornati nel Road to Magma Walls, ma è un episodio molto speciale perché, come sicuramente avrete visto dal titolo e dalla miniatura, arriveremo a 150 mura di livello 11. Vi faccio vedere subito che sono precisamente a, rimuoviamo tutto, 146 con le 4 di oggi, dato che sono strapieno di risorse, non pienissimo perché mi manca un po' di elisir, arriveremo a 150. Che figata incredibile, ne mancheranno solamente 125. Avremo ancora tanto da fare, ma ce la faremo insieme, sicuramente ce la faremo. Come vedete, come vi dicevo, ho tantissime risorse, 8 milioni e mezzo, 8 milioni 400 mila e 176 mila di elisir nero. Ci stiamo avvicinando, anzi manca pochissimo, al re barbaro di livello 38 che costa precisamente 180 mila. Domenica lo faremo e rinizieremo finalmente la serie dei reali. Sono stato una settimana ferma, ma avremo a disposizione entrambi gli eroi per fare il delirio in questo episodio. L'episodio 150 mura. Ah, raga, ho il cappello perché ho dei capelli di merda. Non mi dite che copio Gigi o qualsiasi altro youtuber che ha un cappello, perché oramai sono soggetto a critiche su qualsiasi cosa faccio. Cioè, se alzo la mano, ho copiato uno youtuber che ha alzato la mano al minuto numero 1. Raga, ho dei capelli di merda, lo utilizzo solamente per questo. Dai prossimi video, anzi forse domani me li vado a tagliare, quindi tranquillissimi. E saluto Gigi, ciao Gigi, ti voglio tanto bene. Partiamo subito, così ci facciamo subito due attacchi veloci veloci. Queste sono le mie truppe: barbari, arcieri, goblin, giganti, spaccamuro e un pekka. Perché un pekka? Perché lo dovevo donare in guerra, ma hanno fullato prima la richiesta, quindi mi è rimasto un pekka di livello 3. Lo utilizzeremo per devastare. Non vi preoccupate che l'elisir non lo butto via. Nel castello barbari, arcieri, 5 pozioni del fuoco fulmine e non ho la pozione oscura, vabbè non fa niente, e gli eroi 37 e 38. Andiamo subito ad attaccare, è un post pranzo, devo fare il bonus stella come sempre. Spero di trovare un inattivo subito, spero di sì, dai, vediamo anche il secondo. Ricerca, 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 il secondo no, 55.000, troppo poco, troviamone uno buono. E come un pollo mi stavo dimenticando di fare le mura, sicuramente qualcuno già l'avrà scritto, cioè andavo ad attaccare con le risorse piene. Immaginatevi il bottino dove andava a finire. Lasciamo stare, quindi facciamo le mura e poi torniamo ad attaccare. Poi ho skippato pure abbastanza perché ho perso 23.000 d'oro, però fa niente. Continuiamo il settore in basso a destra che avevate votato voi nello scorso sondaggio. Continuiamo, come facciamo ragazzi? Sì, qui in alto a destra, 4 milioni di elisir, e facciamo pure l'angoletto qui in basso a sinistra, 4 milioni d'oro. Ottimo, così siamo precisamente, vi faccio vedere, a 148, scusate, e possiamo tornare ad attaccare. Questa volta sì, questa volta possiamo sfondarne uno. Rivediamo i primi due, il primo fa schifo, vediamo anche il secondo pure. Troviamone uno buono questa volta, sì. Trovato, finalmente lo abbiamo trovato. E considerate che mi ero quasi dimenticato di stare a registrare. Ragazzi, se, no, 450.637.500 5.408 di elisir nero. Che inattivo, incredibile. Ed è un TH11 perché ha anche il gran sorvegliante. Quindi andiamoci piano, andiamoci piano, ce la possiamo fare. Prendiamo l'estrattore qui sull'angolo di destra, preso subito, e distruggia. Io entrerei in basso a sinistra, sì, possiamo entrarci facilmente, quindi sfondiamo da questa parte. Non spostare Grax, non spostare. Vado con alcuni barbari, ci mando davanti i giganti e vado con gli spaccamuro, tipo due lì, perfetti, molto bene. E poi magari ci distruggiamo pure il settore più interno. Vado con tantissimi arcieri tutti dietro, i giganti stanno entrando, e opterei per far fuori magari qualche cannone, tipo qualche mortaio, tipo questo qua lo sfondiamo subito, e sfondiamo magari pure quello in alto, oppure no, teniamoci i fulmini, poi magari prendiamo anche qualche estrattore che non riusciamo a prendere con le truppe. Potrei puntare pure a una buona percentuale, però ragazzi io opterei per le risorse, quindi andiamoci piano, andiamoci piano. Distruggiamo l'estrattore lì sulla sinistra, la miniera centrale, la miniera centrale possiamo prenderla, sì, perfetto, prendiamo la miniera centrale, molto bene, molto bene. Mentre la parte in alto la facciamo con gli eroi. Già abbiamo dimezzato tutte le risorse, stiamo facendo il delirio. Il pekka al centro e sta colpendo, grandissimo pekka, grandissimo pekka. Andiamo qua sul lato in alto a destra, tantissimi barbari, vai con gli spaccamuro. No, precisi gli spaccamuro ragazzi, sulla bomba del mortaio, proprio sono un coglione.
Sono un coglione però, ci siamo, arcieri, vado con il king che va dentro e vado con la regina. Molto molto bene, truppe del castello che sono barbari arcieri se non mi ricordo male, sì, barbari arcieri, perfetto, vado con i goblin e dovrei aver preso quasi tutto. Sono anche, ho anche fatto l'elisir nero per il re barbaro, ma non lo facciamo raga, non lo facciamo perché lo faremo nell'episodio specifico. Il re barbaro è a metà vita, la regina ancora a piena vita con tutta l'abilità, vado con l'abilità del re barbaro così entriamo subito. Sfonda il muro, entra dentro, distruggi la regina avversaria, perfetto. Vai Queen, tanca, snipe da dietro. Distrugge il mortaio, grandissima la Queen. Rimangono solamente le risorse all'interno dei depositi. E se la regina mi prende anche il deposito di Sir Nero, è una top regina di livello 38. Giù l'arco X scarico, giù il volano, deve distruggere assolutamente le due Tesla. Vai regina, madonna mia quanta vita ragazzi, ve lo zoom. Distruggi la Tesla, grande regina, giù la piattaforma e va sul deposito di Sir Nero. Ma quanto è forte la regina. Abilità, prendo il deposito di Elisir, distruggo la difesa aerea. Abbiamo preso tutto il bottino ragazzi, distruggi anche il deposito Queen, distruggi il deposito che prendiamo gli ultimi 3000, anzi no, sono divisi nei due depositi, però va bene così, 80%, io chiudo e guardate che bottino. Record assoluto della serie dovrebbe essere questo, record assoluto della serie, 451.000, 640.000 e 5.400 di Elisir Nero. Mai fatto un attacco del genere, mai fatto sul mio villaggio primario in live. No, l'ho fatti pure offline ovviamente, però in live mai una cosa del genere. Offline ho fatto pure un 700.000 e lo trovate sul canale. Sono passato pure a cristallo 3 e io direi di fermarci con un attacco perché ho sprecato tipo 200.000 per trovarlo, però lo abbiamo trovato. Continuiamo subito con le nostre mura nel settore in basso e arriviamo a 150 mura di livello 11. Iniziamo subito con il muretto qua angolare che fa da angolo, preciso angolo retto al centro del rettangolo. Vado con 4 milioni di elisir, molto bene, mentre qui in basso 4 milioni d'oro. Vi faccio vedere che siamo a 150 mura di livello 11. Ne mancano solamente 125. Stiamo andando velocissimi. Grazie di tutto il supporto che mi date per queste serie, per tutti i video. Siete troppo epici. Vi adoro. Richiedo nuovamente le truppe al clan River Plate. Anche se non c'entra niente col video, vi faccio vedere al volo un tristellamento di strategico Apple in questa guerra che stiamo portando avanti 25 a 22. Clan di livello 8 contro di livello 4. Mai successo, mai fatto un matchmaking così a nostro favore. E vi faccio vedere le mie 3 stelle, attacco davvero ottimo su una base molto molto utilizzata e potrebbe esservi d'aiuto. Ho utilizzato la classica Gog, attacco dal basso per distruggere Re Barbaro e Castello del Clan, come vedete vado tranquillamente all'attacco, pozione del veleno sul drago, distruggo tutta la parte in basso e poi con i domatori faccio tutta la surgical intorno al villaggio, riesco a sfondare tutto e guardate quanti domatori riesco a salvare. Ci sono tantissimi domatori per fare il clean up, vi faccio vedere questo video al volo tanto per allungare un po' il video e non farvi andare via subito. 5 minuti di video sono troppo pochi, 3 stelle fantastiche, ci stava la grande e ve lo volevo far vedere. Una base molto utilizzata, quindi potete replicare questa strategia. Grazie ragazzi per aver visto questo episodio molto molto speciale sulle 150 mura di livello 11. Vi ricordo di lasciare un like e un commento, seguitemi su Instagram, su Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video che sarà Re Barbaro domenica alle 14, già ho l'elisir nero ma probabilmente mi vedrete strapieno di nero. Ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.